quando torno a Padova, me sento a casa mia. Questo speciale è dedicato al Club Padova nel Cuore, che è sito, lo ricordo, presso il Caffè Pedrocchi qui a Padova, e abbiamo Ruvo con due vignette, due caricature. Sì. Allora, questa la dedico a Paolo. Paolo Zampieri, l'autore dell'inno. Esatto, il suo sogno del plebiscito, perché c'è una precisazione tecnica appunto che vorrei spiegarti. Il mio sogno sarebbe vedere giocare il Padova al plebiscito, e certo che bisognerebbe arrotondare però un po' la forma del pallone. Va bene, la seconda vignetta? La seconda vignetta invece la dedico al mio amico che mi è simpaticissimo, che produce vino, ed eccola qua. Ostia, se Popea faceva il bagno nel latte, io non lo posso fare il bidet nel vino. Allora, Riccardo, ti ha chiamato in causa Ruvo, ti chiamo in causa anch'io, titolare dell'azienda Le Querce, a Teolo, qui in provincia di Padova, e tu hai avuto la bella idea di farci una sorpresa. Siamo andati a trovarci in fiera, eravamo a casa su misura, ci hai fatto veramente un'autentica sorpresa, hai portato due bottiglie con il logo di Padova nel cuore. E quindi, come ti è venuta questa cosa? È stato un moto da tifoso, come dire, diciamo, enologico, oppure da cosa dire? Sì, diciamo che Padova è sempre stata una squadra che ho sempre tenuto. È stata un'idea di un amico, che anche lui tifoso soprattutto, mi fa: ma perché non proviamo a fare un'etichetta con proprio un vino che si possa, diciamo... E come hai scelto il rosato? No, questo è un vino perché rosso. Appunto non è un rosso, non è un bianco, è un rosato, bianco e rosso. Non è uva bianca e uva rossa messa assieme. Non essendoci la vigna bianco scudata, dici, esatto. Tu hai fatto una via di mezzo. A proposito, Claudio, si vede l'etichetta? Sì, si vede l'etichetta. Allora, leggeriamo, perché se no facciamo pubblicità occulta, non va bene. Esatto. Allora, questa è la bottiglia, un omaggio simpatico da parte di Riccardo. Ti faccio una domanda proprio secca, veniamo a parlare di calcio, di tifo, eccetera, ma bisogna fare il tifo anche un po' per i vini dei nostri colleugani, i quali sono letteralmente bistrattati, forse anche sottovalutati, ma cosa hanno di inferiore i vini dei Colli rispetto ad altre zone privilegiate del Veneto e non solo? Nulla. Purtroppo forse non siamo così... questa è la classica domanda, scusa, chiedere all'oste se il suo vino è buono, ma mi rendo conto, però prego. Diciamo che non è che siamo inferiori, abbiamo la qualità, abbiamo la zona, però non siamo pubblicizzati. Non abbiamo le nostre istituzioni che ci aiutano a pubblicizzare i prodotti del territorio. Però sono le stesse istituzioni che vi marcano molto stretto quando si tratta, ad esempio, di fare dei trattamenti, no? alle vigne, queste cose. Certo. Qua. Tu dici, tu vorresti che, visto che sono così presenti nel far valere i vostri doveri, che arrivasse qualcosa anche in termini di diritti, no? La possibilità di essere promossi un po' di più. Ma non è che, ad esempio, fate fatica a fare squadra con le altre zone del Veneto per quanto riguarda la produzione vitivinicola? Appunto, non abbiamo collegamento tra un'istituzione della provincia di Padova, chiamiamola così, per non dire con l'istituzione di Treviso. Non c'è collegamento, non c'è rapporto, non c'è amicizia, non c'è... purtroppo chi si fa la pubblicità, chi si fa conoscere, lo deve fare da sé. Insomma, sembra di parlare di calcio quasi, no? Che ognuno tifa per la propria squadra e si fa un po' fatica a... Ma per tornare anche all'episodio del territorio, mi piace immaginare, anche visto che, e mi rivolgo a Leonardo Toson, presidente della BCC di Piove di Sacco, caro presidente, visto che avevamo delle banche prestigiose qui sul territorio, delle banche che erano cresciute in tanti anni, consolidandosi, eccetera, poi sono state, come si può dire, mangiate vive da gruppi ben più importanti, i quali a volte, insomma, hanno lasciato anche qualche conto in sospeso. Lei, che è protagonista di una banca del territorio, sente questa rinascita anche per quanto riguarda il suo settore? Direi di sì. È stata un'evoluzione dei tempi e anche ha contribuito la forma imprenditoriale di SPA delle banche territoriali, parlo delle casse di risparmio, delle popolari, no? Che erano espressione di un territorio che molto hanno fatto per la crescita del territorio. No? Poi i tempi sono cambiati, le aggregazioni, la necessità di pensare in grande e la scalabilità di una società per azioni ha portato
ai risultati che abbiamo visto. Per cui territori a livello provinciale o interprovinciale si sono trovati praticamente senza i loro riferimenti, che potevano tra l'altro essere governati proprio nel territorio. Noi banche di credito cooperativo abbiamo una formula diversa in quanto cooperative, quindi siamo soggetti anche a un regolamento completamente diverso. Ma secondo lei i tempi sono maturi per la famosa banca a chilometro zero a questo punto? Dobbiamo ragionare un po' su che cosa intendiamo territorialità e capacità di servire un territorio, di essere rappresentati e rappresentare un territorio, quindi mantenere quel localismo che è proprio delle casse rurali e poi diventate banche di credito cooperativo. Noi non siamo nati nelle città, siamo nati un po' nei paesi, no? Però oggi i tempi sono maturi per essere protagonisti anche a livello di città, a livello anche provinciale. In questo periodo stiamo parlando di riforma del credito cooperativo, che porterà senz'altro, abbiamo già visto, una diminuzione forte delle banche di credito cooperativo, anche noi a livello regionale. Direi che probabilmente arriveremo a banche più o meno provinciali, no? Quindi un riferimento per quello che erano. Ma un'ultima battuta, come giudica? In questi giorni c'è stato un caso clamoroso, proprio un ragazzo veneto di 26 anni, credo, che con un'attività intrapresa da 3 anni, con anche dei fatturati buoni di crescita, e fare un fatturato utile e buono in anni di crisi come questo è già un grossissimo risultato. Questo ragazzo si è presentato in un istituto di credito per appunto chiedere fidi, finanziamenti, eccetera. Gli è stato risposto: torna con mamma e papà che mettono la firma sul... Se lei si fosse trovato di fronte a questo giovane, che ripeto, aveva la possibilità di dimostrare una sua credibilità a fronte di questi 3 anni di attività, come avrebbe agito allo stesso modo? C'è questa chiusura totale da parte di chi amministra il credito, o possiamo sperare in qualche spiraglio? Ma io penso che spiragli ce ne siano sempre, e una banca locale ha anche la caratteristica di essere un interlocutore forse un po' diverso, che non si basa tanto, si deve basare ovviamente sui numeri, no? Però anche sulla conoscenza, e sullo storico, sulle prospettive di un'azienda. E prima l'avvocato parlava per quanto riguardava lo stadio, progetti che siano credibili, che abbiano futuro, che siano sostenibili e ben presentati, no? Per cui ragionare in termini di, non so, sentito dire o di un qualcosa che è un po' difficile, bisogna entrare nel merito, e poi si chiama tra l'altro merito creditizio. Oggi c'è una grande, direi anche polemica, nei confronti del sistema bancario per la scarsa volontà, si dice, o capacità di intervenire in funzione delle esigenze. Oggi dobbiamo scontrarci con una marea di nuove regole che vengono anche dalla BCE, ma che sono tra l'altro quelle della sana e prudente gestione di una banca, no? Oggi il problema è anche quello delle sofferenze di chi non è più in grado di far fronte ai propri impegni. Non c'è mancanza di credito, oggi bisogna ragionare in termini di merito di credito. Ecco, anche l'imprenditore deve capire quali sono i parametri sui quali viene valutata la propria azienda e deve lavorare anche per migliorare quelli. E lei tra l'altro lo sa bene, perché è anche imprenditore, di conseguenza vive il doppio ruolo. Siamo tutti d'accordo con la tesi espressa dal Presidente? Qualcuno ha qualcosa da dire sulle banche? Qualche volta, insomma, un po' di interessi un po' troppo alti, un po' di commissioni, eccetera, un po' di cause ancora ci sono nei confronti delle banche. Certo. Ma possiamo dire qualcosa sulle banche? Sì, posso... prego. Allora, io va bene, abbiamo capito. Io direi che ho per Leonardo una vignetta veloce. Beh, se l'hai subito. Che prima mi ha confessato che era un ex ciclista e gliel'ho fatta in termini. Tra l'altro, chiedo scusa, ha vinto... Ancora ciclista. Ancora ciclista, che ha vinto recentemente il campionato veneto della salita. Campionato veneto della salita, pensate un po'. Vediamo un po'. Dicono tutti così. 15 giorni fa. Da buon ciclista, per coerenza, lavoro in BCC. Bene, ecco, perfetto. Chiedo alla regia se siamo pronti per un altro contributo che riguarda il direttore sportivo del Padova, Fabrizio De Poli, il quale ha una sua teoria un po' articolata proprio sul plebiscito, visto che ne abbiamo parlato poco fa. Ma quando torno?
Al mio fianco, qui lo dico e non lo nego, secondo me uno dei più importanti direttori sportivi attualmente in circolazione. Come hai visto la nascita di questo club? Prima è stata detta una frase che un club in Padova non ha una sede così importante. Io penso che in Italia, almeno per quello che è di mia competenza, non ci sia una sede così importante per un club. Poi il fatto che si chiami anche Padova nel cuore penso che sia già una sommatoria importante di quello che è la nascita di questo club, perché quando una cosa tocca il cuore è quella più importante. In pochissimo tempo, prima ancora dell'inaugurazione, abbiamo raggiunto i 100 iscritti, questa sera sono già 120. Come interpreta come dire, un addetto ai lavori un risultato così importante per noi, ma forse importante anche per chi fa del calcio una professione? Le mie sono sicuramente le considerazioni positive, perché i numeri che tu mi hai detto adesso sta a dimostrare che sicuramente il club si chiama Padova nel cuore. Teniamo in considerazione che qui siamo anche nel cuore di Padova, e questo dato, questi 100 e passa iscritti e adesioni che si sono avute, non fanno altro che creare, almeno in me stesso, una situazione di estrema positività, e penso che l'esempio di oggi possa anche essere seguito, se non ancora nel centro di Padova, ma anche nelle zone, altre zone, altri quartieri, oppure anche in altri paesi limitrofi a Padova, perché nei dati che sono stati snocciolati prima, io ero qui nei 3 campionati che ho fatto e c'erano 84 club a Padova. Quando una società riesce a fidelizzare dei tifosi, penso, come è stato detto sia da Giordani che anche dal presidente Bergamin, siano cose che sicuramente possono essere gratificanti per il futuro. La scelta del plebiscito tu come dire, l'apprezzi o sei un po' scettico? Io penso che il plebiscito, per quello che ho visto io in quelle 2 o 3 volte sono stato, possa avere i crismi di essere uno stadio piacente per il calcio, però deve avere le due curve, perché uno stadio senza curve è un'opera mezza finita, è un compromesso e non va bene. Le curve, avete sentito, già qua si è scatenata la discussione, ma noi tiriamo dritti in pubblicità. Quando torna a Padova, mi sento a casa mia.